Anzi, facciamo un passo ulteriore dopo l'allarme, vi cerchiamo di dare una via d'uscita. Diamo il benvenuto a Claudio Franceschi, immunologo dell'Università di Bologna. Buonasera, professor Franceschi. Studia da 30 anni l'invecchiamento. Buonasera, insieme a un gruppo di ricercatori europei ha scoperto la dieta che fa vivere 100 anni e quindi noi lo sentiamo. Prima vi facciamo però vedere come, ad esempio, sull'olio bisogna andare con una certa attenzione. Filomena Leone. L'olio extravergine d'oliva lo compra al supermercato? No, io preferisco prenderlo da un contadino. Si fida dell'olio che vendono al supermercato? Sì, scritto olio italiano, extravergine. Spero che sia controllato. C'è chi si fida poco, chi niente affatto. E chissà che non faccia bene. Sì, perché non basta leggere olio extravergine d'oliva sull'etichetta per sapere quello che realmente mettiamo in tavola. Di queste 20 bottiglie, solo 11 hanno superato il test, quindi 9 bottiglie bocciate. Esatto, è stata fatta un'analisi secondo la normativa comunitaria e 9 di questi oli erano oli vergini. Un farmaco alimento è l'olio extravergine e non quello vergine. Tante bottiglie di olio vengono spacciate per extravergine, ma poi effettivamente non lo sono. Se vengono spacciate per extravergine e non rispettano i parametri stabiliti dal regolamento dell'olio extravergine, chiaramente ci troviamo in una condizione di frode. Esistono dei riferimenti chimici ben precisi, come per esempio l'acidità. L'acidità di un extravergine deve essere sotto lo 0,8%. Professore, a prescindere dall'olio, lei ha scoperto la dieta che può farci vivere 100 anni, ci spiega di che si tratta? Beh, non è che l'ho scoperta io, è la dieta mediterranea che è tipica, che è un patrimonio dell'umanità, dichiarata patrimonio dell'umanità e che noi italiani dovremmo seguire forse un pochettino di più. Noi abbiamo condotto uno studio europeo chiamato New Age, nutrizione e invecchiamento, su 1250 persone volontari in Italia, Francia, Inghilterra, Olanda e Polonia. Allora, e cosa mangiavano? Ci dice. Per un anno. Ecco, ci dica cosa mangiavano. Queste persone che avevano fra 65 e 79 anni dovevano seguire una dieta mediterranea opportunamente rinforzata per gli anziani per un anno. E prima e dopo li abbiamo studiati con tutta una serie di tecnologie molto avanzate. Allora, ci dica a grandi linee, quanto vino bevevano, quanto caffè, quante carne, bianca, rossa, cosa mangiavano? Beh, diciamo che le caratteristiche fondamentali della dieta mediterranea sono intanto di mangiare carne, diciamo solo una volta alla settimana, come le persone anziane, di mangiare pollo invece, per esempio 3 volte alla settimana, di mangiare dalle 2 alle 4 uova alla settimana, di mangiare cereali integrali perché sono ricchi di fibre, di bere un paio di bicchieri di vino al giorno e soprattutto bere almeno 1,5 litri di acqua, perché l'acqua non solo ci idrata, ma è essenziale per tutta una serie di importantissime funzioni dell'organismo. Inoltre bisogna mangiare legumi e soprattutto frutta fresca, almeno 3 porzioni al giorno di frutta e di verdura, e mangiare legumi. Quindi per quello che riguarda l'olio di cui parlavate prima, olio mi raccomando extravergine, fondamentale come è stato detto prima, circa un 20 grammi al giorno. Quindi evitare dolci, evitare bevande zuccherate e gassose, non mangiare più di 4-5 grammi di sale al giorno, e quindi tutti insieme queste cose fanno una dieta che deve essere ovviamente un pochettino supportata con vitamina D, con vitamina B12, acido folico, ed è per questo che sono importanti tutti questi ingredienti che ho ricordato. Allora, facciamo un passo indietro, andiamo al vino, scegliamolo bene, Nicole Di Giulio.
beviamo tutti, ma oltre all'uva che cosa viene aggiunto nel vino per renderlo buono, bello e profumato? Nel processo possono essere aggiunte tante sostanze per migliorare quelli che sono i risultati della fermentazione e il processo di chiarificazione, i processi per ottenere il buon vino. Abbiamo dell'acido metatartarico, solfato di rame, carbone, cloridrata, annini, gomma arabica, il ferrocianuro di potassio. Eppure in etichetta è obbligatorio indicare solo la presenza di solfiti oltre una certa quantità. Peccato per gli ottimi vini italiani che da una maggiore trasparenza avrebbero solo da guadagnare. Mi hanno detto che c'è un'intolleranza a qualche conservante del vino. C'ho mal di testa, eruzione cutanea. Il cittadino rimane in balia delle onde perché comunque inevitabilmente non sa mai effettivamente che cosa consuma. Quindi attenti a scegliere perché non conosciamo gli effetti sulla salute delle oltre 60 sostanze che si possono aggiungere nel vino. E poi ci sono quelle presenti nel terreno come il piombo che di certo non può farci bene. Il piombo è un metallo molto pericoloso. Se assumessimo del piombo in grande quantità ci potrebbero essere dei pericoli non soltanto di avvelenamento, di intossicazione, ma anche di processi degenerativi perché il piombo è anche cancerogeno e tende a concentrarsi nei reni. Professore, a che età bisogna iniziarsi a preoccupare di quello che si mangia? Subito, perché noi sappiamo che l'alimentazione nel primo anno di vita è fondamentale e può avere effetti anche più tardi nella vita. L'alimentazione durante l'adolescenza è importantissima per raggiungere tutta una serie di parametri fisiologici come la massa ossea e così via. E soprattutto quando si comincia a diventare anziani bisogna seguire alcune regole fondamentali. Contrariamente a quello che si pensa, gli anziani devono mangiare un pochettino più di proteine. Quindi è permesso, più carne, diciamo, più mangiare, per esempio, carne abbiamo detto 4 volte, di cui carne bianca e pesce, carne rossa 1 volta alla settimana e poi latticini. All'anziano, per chi non ha nessun tipo di intolleranza ovviamente, 500 mezzo litro di latticini o 500 di derivati del latte sono fondamentali perché contengono calcio, contengono tutta una serie di cose importanti e si è visto che hanno un grosso effetto insieme alle fibre sul microbiota intestinale, cioè su quella quantità di batteri che abbiamo nel nostro intestino, che sono poi quelli che elaborano molti dei nostri cibi e che poi estraggono dai cibi che mangiamo le sostanze nutritive che poi entreranno nel sangue e arriveranno in tutti gli organi. Attenti anche a quello che ci spalmiamo addosso, Nicole Di Giulio. Il fondo del caffè, quella è una mano santa per la cellulite, te leva la pelle morta. Alla menta, al caffè, creme drenanti, tutti i giorni, tutte le notti. Con la prova costume alle porte bisogna vincere la nemica numero uno delle gambe, la cellulite. E molte si affidano a creme che promettono di cancellarla. Abbiamo comprato diversi prodotti ed ecco cosa abbiamo scoperto. Vediamo questo, per esempio. È pieno di petrolchimica, cioè di prodotti derivati dal petrolio, paraffina, petrolati, PEG, polimeri, siliconi, c'è addirittura la trietanolammina, si sospetta che sia cancerogena. E anche questa è una crema, beh, devo dire, abbastanza schifosetta. Una delle cose abusate nelle creme snellenti anticellulite sono i prodotti che contengono iodio. Stimola l'attività tiroidea, cioè non può essere assolutamente utilizzato impunemente. Oltre al danno, però, anche la beffa. Di questa sostanza di cui se ne decanta nel marketing, nel claim, la riuscita, ce n'è una percentuale irrisoria. Allora, professore, voi avete anche studiato che non solo ci sono cibi diversi per età diverse, ma anche cibi diversi per popolazioni diverse. Beh sì, una delle sfide di questo progetto era proprio quella di proporre la dieta mediterranea, per esempio, ai polacchi, che naturalmente hanno una dieta piuttosto diversa. Quindi diciamo che il valore di questo studio è non solo
quello di vedere, diciamo, di cercare di capire i meccanismi attraverso i quali la dieta mediterranea esercita degli effetti così benefici su tutto il nostro corpo e ritarda o impedisce l'insorgenza di molte delle patologie dell'anziano. Però non si sa esattamente come fa la dieta mediterranea, quali sono i meccanismi cellulari e molecolari. Quindi uno degli scopi fondamentali della nostra ricerca è capire questi meccanismi, e per questo abbiamo fatto degli studi prima e dopo un anno di dieta mediterranea, abbiamo fatto degli studi di genetica, di genomica, abbiamo studiato il microbioma intestinale, abbiamo studiato l'epigenetica, abbiamo studiato soprattutto la metabolomica, cioè tutti quei prodotti che il nostro organismo produce che ci danno una firma molecolare dell'effetto della dieta. Grazie professore per essere stato con noi e averci raccontato.